Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Divampano le polemiche su Toscana Aeroporti con il Consiglio Regionale che ha espresso la propria contrarietà alla distribuzione dei dividendi tra i soci chiedendo al tempo stesso il rispetto delle garanzie dei livelli occupazionali. È evidente che la garanzia principale deve essere quella occupazionale, deve essere quella del fatto che... Le attività aeroportuali devono funzionare, per una regione come la Toscana la fruibilità degli aeroporti, la funzionalità di una società così importante che consente in maniera integrata di lavorare sia a Firenze che a Pisa è fondamentale nella ripartenza del turismo lo stiamo vedendo in queste settimane in un contesto europeo che comunque vede i voli aerei in grave difficoltà, basta guardare il numero degli annullamenti che ci sono stati nelle ultime settimane e quindi credo che quella scelta fatta a suo tempo sia stata importante, lungimirante perché ha consentito di tenere in piedi un sistema che ha bisogno di fare investimenti, che ha bisogno di sviluppare, che ha bisogno di fare l'adeguamento delle infrastrutture, penso alla nuova pista di Peretola e penso alla possibilità e al diritto che ha la città e la Toscana di avere un aeroporto all'altezza del blasone, della storia e del valore. Che ha la nostra regione e che ha il capoluogo della regione. Il Toscana Aeroporto ha ricevuto un contributo di 10 milioni di euro da parte della regione Toscana per far fronte alla crisi pandemica, ma a fronte di quel contributo si era impegnata a garantire i livelli occupazionali. Garantire i livelli occupazionali vuol dire che se ci sono mille dipendenti se ne mantengono mille al netto di dimissioni, pensionamenti e via dicendo. In realtà questo non è successo, i dipendenti sono calati di circa 150 unità. Per di più non c'è stata l'integrazione degli stagionali, il cosiddetto eh, diciamo, supporto summer, perché comunque durante l'estate ci sono più passeggeri e c'è necessità di maggiori addetti. E per di più l'impegno riguardava sia il diretto che l'indiretto. Invece, Toscana Aeroporti per mesi ha tentato di vendere Toscana Aeroporti Handling, che è eh, un ramo della stessa società, quindi ha fatto tutto il contrario di quello che sarà impegnato a fare. Se ciò fosse vero e risulta severo deve restituire 10 milioni di toscani alla regione toscana che noi chiediamo di dare alle piccole e alle medie imprese. Oggi c'è stato un eh, passaggio importante in Consiglio regionale anche sui dividendi perché a fronte di quei 10 milioni il CDA di Toscana Aeroporti ha deciso di dividere 7 milioni di utili. Siamo felici che la nostra mozione di cui sono primo firmatario, che eh, esprime contrarietà all'atteggiamento di Toscana Aeroporti, che si è divisa gli utili, ovvero soldi che le avevamo dati che come Regione Toscana, sia stata votata all'unanimità da tutto il Consiglio regionale. Contesta i dividendi e soprattutto contesta che di questi dividendi... 10 milioni, oggi abbiamo una rendicontazione soltanto di più, poco più di 3 milioni. Non abbiamo chiara la situazione occupazionale, abbiamo denunciato che ogni anno Toscano Aeroporti assume i dipendenti stagionali, quest'anno i dipendenti stagionali non sono arrivati in nessuno dei due scali aeroportuali, ho fatto un'indagine di personale, si parla di diverse unità in meno anche rispetto al 2019, mentre invece il numero dei passeggeri, i dati dei passeggeri ci fanno pensare che la stagione estiva si possa chiudere con un più rispetto addirittura al 2019. Quindi anche noi come Lega abbiamo presentato un atto, abbiamo chiesto alla Giunta regionale che faccia un'indagine appunto su tutto il settore, su tutte le dipendenze occupazionali e che venga a settembre per farci capire, relazionare se veramente sono stati rispettati o no i livelli occupazionali perché da quello che ci dicono i sindacati e tutte le persone che abbiamo incontrato piuttosto purtroppo questo patto no, non è stato rispettato. Siamo finiti su un giornale inglese, un tabloid inglese ma non perché si parla di nuovi numeri e si Dice che finalmente la Toscana riparte, ma perché abbiamo tenuto una serie di, di, di cittadini e una serie di visitatori della nostra Toscana e rinchiusi per ore vicino ad un gate perché praticamente non si sapeva se un volo partiva oppure no. Questa non è l'immagine della Toscana che noi vogliamo, questa non è l'immagine che i toscani meritano. E soprattutto, dopo un contributo di 10 milioni, credo che gli investimenti di Toscana Aeroporti debbano essere altri rispetto a no personale e a chiusura di alcuni servizi. Nel momento in cui nel 2014. Si è scelto di eh, vendere le quote eh, di, un, di quello che è considerato comunque un settore strategico tuttora per Regione Toscana, ovvero il sistema aeroportuale. Eh, oggi, eh, come dire da socio di minoranza, eh, è chiaro che eh, il peso del, del privato, e quindi in questo caso delle del Corporation America, eh, naturalmente eh, si fa sentire. Quindi, eh, noi abbiamo sì sovvenzionato, ma all'interno del CDA oggi siamo fortemente ridimensionati. Questo è un aspetto che secondo noi era meritato. Di attenzione, anche perché è chiaro che in questo assetto societario ben poco può incidere il socio pubblico. Quindi, come Consiglio regionale, abbiamo dato delle, chiari, delle chiare indicazioni, in particolare per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. È evidente che su questo si sta cercando di effettuare il massimo monitoraggio ed è stato fatto il massimo sforzo. Noi diciamo però che la scelta fatta a Monte nel 2014 di ridimensionare la partecipazione pubblica oggi ci mette nella condizione di essere in mano fortemente diciamo, al, al soggetto privato, il quale, non dimentichiamoci, ha degli impegni precisi sul fronte investimenti. Nei giorni scorsi è andato in scena un proficuo incontro tra il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni e l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Tomasi. Al centro dell'incontro gli investimenti in Toscana da parte di ASPI e in particolare quello riguardante la terza corsia della 11. È importante che dopo questa occasione noi abbiamo raggiunto l'intesa perché partano i lavori eh, di quello che è il nodo eh, fiorentino e lo sviluppo nella terza corsia fra eh, Firenze, Prato e Pistoia. Sarà in questi giorni che iniziano i lavori preliminari, probabilmente fisseremo per i primi giorni di settembre la fatidica posa della prima pietra, ma questo comporterà... La fluidificazione del nodo di peretola dove quante volte si creano le file perché il semaforo davanti all'aeroporto eh, genera ritardi pazzeschi e eh, addossamento di auto prima di entrare in autostrada eh, sarà fatto con un sottopasso e con i cosiddetti fiocchi di fluidificazione, ovvero con delle circolari che consentiranno di rendere più agevole l'uscita e l'ingresso a Firenze. Ma è solo il primo lavoro perché Pavimenta la società che appunto è controllata dalla società autostrade quindi non c'è questioni di appalti, si lavora direttamente attraverso la propria società controllata allarghi eh, step per step come abbiamo chiesto, voluto, rivendicato eh, come enti pubblici territoriali la, lo spazio dell'autostrada a una terza corsia, prima fino al primo casello, poi fino a Prato e poi a Prato Ovest e quindi Pistoia. Sarà una capacità di collegamento e di fluidificazione eh, di grande portata a partire dal nodo di Peretola a continuare sull'area Firenze-Prato-Pistoia che è la più densamente abitata. Naturalmente accanto a questo una serie di interventi, la società autostrade che si propone a supporto poi di ANAS per eh, il passaggio a Prato dalla declassata a una strada a quattro corsie che possa fluidificare quello che è una circolazione che è sempre in sofferenza nella città laniera eh, continuare con l'intervento che può eh, dal primo casello della Toscana ovvero Firenzuola portare agevolmente alla valle del Santerno il cui capoluogo è proprio la città di Firenzuola fra la viabilità ordinaria e la realtà autostradale a Scandicci, senza bisogno di passare dentro la FIPILI, dove questo passaggio anche solo per 500 metri condiziona moltissimo il traffico di entrata verso Firenze. È un intervento quello che Società Autostrada realizzerà, che complessivamente porta 6 miliardi e 4 sul territorio toscano nei prossimi dieci anni. Gli immobili confiscati alla mafia siano assegnati anche alle vittime di mafia e reati associativi per uso abitativo, lo prevede una proposta di legge inviata dal Consiglio regionale al Parlamento. Il Consiglio regionale ha presentato ha deciso di approvare, quindi di presentare al Parlamento italiano una proposta di legge che riguarda la destinazione degli immobili che sono confiscati alle mafie. In particolar modo l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di estendere i possibili assegnatari in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Si stabilisce infatti che questi immobili oggi possano essere anche concessi a titolo gratuito per un massimo di cinque anni a coloro che sono risultati vittime dei reati di mafia, di cui è l'articolo 416 bis del codice penale, ma anche tutti i reati che sono stati commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso. Il presupposto è che mh, chi è stato vittima abbia determinati requisiti reddituali e che soprattutto si sia costituito parte civile nel processo penale ottenendo una provisionale o una condanna che non sia stata eseguita dal punto di vista risarcitorio oppure a prescindere dalla Costituzione di parte civile nel processo penale abbia deciso di avviare un'autonoma azione risarcitoria in sede civile e non abbia ancora ottenuto ristoro. Un bel momento per tutta la Toscana, non soltanto per Fratelli d'Italia perché se è vero che la proposta parte dal nostro gruppo consigliare, è vero che è stata votata all'unanimità sia dalla prima commissione che oggi dal Consiglio tutto, e credo sia veramente un bel momento per la Toscana, perché oggi la Toscana invia, il Consiglio regionale della Toscana invia al Parlamento italiano una proposta di legge per inserire tra le destinazioni possibili per gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche quello di trasformare questi immobili in alloggi per chi della criminalità organizzata è stata vittima. Perché tra i, sembra quasi assurdo, sembra un paradosso, ma oggi, tra, i vari, tra le varie destinazioni che potremmo dare agli immobili confiscati alla mafia, non c'era quello di utilizzare questi immobili come alloggi per chi invece è stato vittima della criminalità organizzata. Sappiamo bene, purtroppo. Eh, che chi eh, ha il coraggio di denunciare la criminalità organizzata, di dissociarsi dalla criminalità organizzata, di non sottostare al racket della criminalità organizzata, sappiamo che una delle punizioni a cui, punizioni a cui va incontro, vanno incontro queste persone è quella di vedersi minacciata la propria abitazione. E quindi spesso queste persone che hanno il coraggio di ribellarsi alla mafia vedono la propria casa ridotta a un cumulo di macerie o di cenere. Ebbene, ci sembra assurdo che queste persone non possano utilizzare i beni confiscati proprio dalla criminalità organizzata per sopperire a questa loro mancanza. È una proposta di legge al Parlamento che va a superare i limiti del codice antimafia perché il codice antimafia detta dei limiti per la destinazione d'uso che questa proposta di legge va a superare. Per questo noi siamo d'accordo, in particolare perché chi è vittima di reati di mafia possa usufruire dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo diciamo forte e chiaro, anche le vittime dei reati devono essere in qualche modo indennizzate e compensate se hanno dei problemi di carattere finanziario, economico. Quello che voglio dire è soprattutto però che il Parlamento poi dovrebbe accogliere queste proposte di legge che hanno una loro ragionevolezza, un loro significato. Abbiamo visto invece come purtroppo assai spesso queste proposte di legge al Parlamento cadano nel vuoto e questo non è un bel segnale di rapporti positivi tra il Parlamento, tra Roma e le regioni. È stata infine rifinanziata dal Consiglio regionale la legge toscana per promuovere iniziative di carattere culturale, di promozione sociale e di aggregazione tra i giovani. Noi abbiamo lavorato all'assestamento di bilancio con un obiettivo, cercare di dare le risorse, mettere sempre a disposizione dei più giovani, di chi ha sofferto di più in questo periodo. Abbiamo visto che la legge 3 dello scorso anno è stata molto apprezzata dai comuni, tante richieste, tante partecipazioni e abbiamo deciso di finanziarla ancora di più per 500.000 euro, la street art, i parchi giochi inclusivo, i centri di aggregazione giovanile, con l'obiettivo anche in questo caso di offrire ai cittadini, ai ragazzi più giovani, la possibilità di percorrere e intraprendere queste iniziative che secondo me stanno avendo un grande successo. Quindi sono contento che anche questa legge sia stata votata praticamente all'unanimità del Consiglio. Non direi semplicemente della street art, direi rifinanziamento di tutta la legge regionale numero 3 del 2022 Rigenerazione Toscana, la quale è stata il frutto di un lavoro di squadra fatto da tutto l'ufficio di presidenza, maggioranza e minoranza che sono riusciti a proporre delle eh, diciamo delle offerte ai comuni così significativi con questo bando che sono stati numerosi i comuni toscani che hanno aderito al bando e sono circa 190 ed è per questo che oggi siamo andati a, rifinanzi a rifinanziare con ulteriori 500 mila euro proprio Rigenerazione Toscana. Sono soddisfatto perché con il lavoro di squadra, il lavoro serio, possiamo fare il bene dei, dei toscani attraverso i comuni e anche dei nostri giovani. Una risposta straordinaria dei comuni toscani, sono praticamente quasi 200 comuni che hanno risposto con iniziative che vedono i ragazzi, i giovani coprotagonisti delle loro stesse iniziative, era un'occasione di ripartenza, una forma di aggregazione, di inclusività sociale e i ragazzi si sono dimostrati pronti a rispondere a questo che è stato forse il bando maggiormente partecipato della storia della Regione toscana e quindi per me era doveroso e scontato mettere altre risorse in questo bando per consentire di dare una risposta positiva a tutte quelle richieste che sono arrivate in queste settimane.